Salve e bentornati. Sostenibilità e Green Economy protagonisti al Gifoni Film Festival grazie anche al Consorzio Nazionale Imballaggi. Il CONAI infatti ha promosso una Eco Masterclass proprio sui temi di carattere ambientale che sono frequentati dai giovani adulti più interessati a queste tematiche. Quindi le tematiche di carattere ambientale che si legano profondamente insieme a quelle del cinema e della cultura cinematografica. Il servizio. Se entro il 2020 saranno più di 250.000 i posti di lavoro creati in Europa dalla Green Economy, ebbene inizierà ad aprire le porte delle opportunità da subito. L'occasione è preziosa ed il CONAI, che quelle opportunità ha iniziato a dispiegarle da tempo, ha voluto tracciare un nuovo percorso, stavolta sui sentieri del cinema, con la promozione di una Eco Masterclass al Gifoni Film Festival. Siamo qui oggi anche per raccontare le potenzialità e le possibilità che i giovani hanno nel settore, diciamo, della Green Economy, che raggruppa l'economia circolare ma non solo. Quindi siamo qui non solo per una fase di sensibilizzazione ma anche per una presa di coscienza che, diciamo, come dicevo prima, la sostenibilità passa anche da un valore sociale importante. Quindi dire ai ragazzi quali sono gli strumenti che loro possono in qualche modo utilizzare per mantenere tutto ciò che in qualche modo di buono sta facendo il nostro paese è una possibilità importante per loro. E la risposta non si è fatta attendere, ragazzi e ragazze, autentiche promesse green hanno teso una mano ricca di aspettative e speranze. Siamo qua perché stiamo partecipando alla Eco Masterclass per il Gifoni e credo che sia una bella esperienza. Cioè, penso che ci divertiremo e impareremo anche tante cose nuove. Sono qui appunto per sapere come in futuro comunque si potrà affrontare, diciamo, la situazione, che comunque non è una situazione rosea, e anche dopo comunque le molte manifestazioni che ci sono state quest'anno con Greta e comunque anche nelle varie città, quindi grandi mobilitazioni. I giovani quindi i protagonisti di questa Eco Masterclass, giovani che sono dimostrati particolarmente sensibili a molti temi affrontati, anche compresi soprattutto quelli del recupero e della raccolta differenziate. Allora andiamoli ad ascoltare nel prossimo servizio. Il pianeta non può attendere. L'aggravamento delle condizioni climatiche è un esempio di come l'allarme non solo sia cresciuto, ma sia sempre più diffuso come la consapevolezza dei più giovani rispetto alla necessità di informarsi ed agire. Greta Thunberg ha lasciato segni importanti, la coscienza ambientale sembra fiorire e consolidarsi. Chi ha partecipato alla Eco Masterclass al Gifoni ne ha dato prova, indicando le emergenze. Smaltire la plastica, credo, soprattutto infatti con i mari. Io comunque sono stato ultimamente a Maiori, comunque ho avuto molti problemi che se le cose scarichi a mare non va bene. Inquadrando le problematiche. Cosa ti interessa di più? La raccolta differenziata, magari la gestione dei rifiuti o altre cose? La gestione dei rifiuti, direi, sì. Perché? Perché è importante fare la raccolta differenziata, perché ci sono elementi che possono essere riciclati e altri no, e quindi possiamo dar vita ad altri prodotti, da prodotti magari già usati. E guardando al futuro, proprio e di quello della Terra. A me interessa principalmente trovare delle forme di energia che, anziché inquinare il mondo, puntino comunque a sfruttare quello che sono le forze della natura senza appunto andare ad inquinare. Quindi mi interessa un po' più il settore dell'energia e questo è un po' quello che vorrei chiedere. E chiudiamo questo speciale dal Gifoni Film Festival. Grazie per averci seguito. Come di consueto, appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.